eccoci collegati con Giuseppe Ranieri, amministratore delegato di Viva Group. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Giancarlo. Dall'arredamento che vedo intorno a te deduco che anche tu sei, come quasi tutti, in smart working. Da dove ci parli? Assolutamente sì. Da dove ci parli? Sì. Sono a Firenze, a casa, e quindi da qui cerco di fare quel che è possibile per portare avanti quelle poche cose rimaste da fare. Ho capito, però mi pare che anche la vostra azienda sia fiorentina, quindi sei abbastanza in zona. Sì, 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 assolutamente sì. Ecco, senti, Viva Group, un marchio molto conosciuto, però raccontaci dove siete collocati come sede, come produzione. Noi siamo a Firenze, siamo nati nel 2007 e da allora abbiamo improntato un preciso piano industriale che ci ha portato oggi ad essere dove siamo. Abbiamo tenuto fede anche a quello che era il nostro intendimento di andare oltre i nostri confini. Abbiamo tre controllate in Europa: Francia, Spagna e Germania, e abbiamo distributori esclusivi per tutto il resto dei paesi europei. Ecco Giuseppe, intanto raccontami come state vivendo questo momento. Immagino che siate fermi, che però con i mezzi tecnologici a disposizione stiate cercando anche voi di reagire e di lavorare comunque. E quindi qual è la situazione attuale? Sì, diciamo che noi abbiamo due direttrici prevalenti in azienda, che uno è quello della produzione del standard dei prodotti di illuminazione, partiamo dalle sorgenti fino all'architectural lighting, da poco ci stiamo muovendo anche nel campo degli esterni. Poi abbiamo tutta un'altra parte dell'azienda che è prevalentemente costituita da un laboratorio di ricerca abbastanza quotato ultimamente, che in collaborazione con alcuni centri di ricerca italiani come il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ma in maniera particolare CERICOL, che è un centro di ricerca privato tra i più importanti in Europa, con cui stiamo portando avanti un progetto importante che ha portato all'esecuzione di un nuovo prodotto di illuminazione che, oltre che illuminare i nostri ambienti, sanifica anche i nostri ambienti. È una sanificazione che riguarda non solo l'aspetto degli inquinanti, quindi tutti i NOx, i VOX, da qui la formaldeide, il CO, eccetera, eccetera, ma anche nelle sue forme batteriche, quindi siamo in grado di abbattere spore, abbattere alcuni ceppi batterici, siamo in grado di abbattere anche alcuni virus. E proprio in questo periodo siamo in attesa di ricevere dall'Eurofim Biolab la possibile certificazione dell'abbattimento anche con il nostro sistema del coronavirus. Ah, quindi mi stai raccontando una cosa molto interessante che non sapevo e che merita a questo punto di essere approfondita. Immagino che in questo periodo voi, come me peraltro, sareste stati impegnati ad esporre i vostri prodotti nelle varie fiere nazionali e internazionali. Ecco, ti chiedo, quali sarebbero state le novità più importanti che avreste presentato? Beh, sicuramente il sistema VivActive, che è il nostro sistema di sanificazione degli ambienti. Questo in assoluto è il primo che abbiamo già iniziato a presentare al mercato, poi bruscamente sospeso, che ci permetterà appunto di tutelare la salute delle persone negli ambienti più svariati, dal civile all'industriale al commerciale, includendo anche quello sanitario. Io mi chiedo sempre in queste interviste quali possibili ricchezze ci porteremo via da questa emergenza.
giusto per non vedere tutto con il bicchiere mezzo vuoto, ma anche mezzo pieno, e cioè le opportunità che si creano e che assolutamente devono essere colte in queste situazioni. Mi pare che voi abbiate avuto delle intuizioni molto interessanti e che forse vi consentiranno di essere protagonisti quando ci sarà la ripresa. Sì, pensiamo così, anche se con tutta onestà avrei preferito farlo, avremmo avuto anche altrettanto probabilmente successo anche senza questa, questa quantità di morti che purtroppo ci addolora. Quello che abbiamo e spero imparato da questo periodo è la riflessione attenta sui nostri errori e su quello che avremmo dovuto fare che non è stato fatto. Certo, io non credo che mai nessuno penserà che si approfitta della situazione, in quanto il tema della purificazione dell'aria e degli ambienti è un tema che negli ultimi anni ha avuto molto spazio, molto interesse da parte delle aziende, quindi è una casualità, credo che ci si trovi al momento giusto, al momento giusto, al posto giusto. Senti, vorrei chiederti ancora, adesso voi come me, peraltro, si lavora in smart working. Certo, non può avvenire la produzione, smart working, ma tutto il resto sì. Ecco, da questa nuova maniera di lavorare, di viaggiare di meno, di vedersi al telefono, quali indicazioni state cogliendo, state facendo tesoro perché alla ripartenza si lavori in maniera più smart, più intelligente? Sì, sicuramente diciamo, la praticabilità di questi sistemi di videoconferenza, di call, possono sicuramente essere meglio integrati in futuro e darci e offrirci delle opportunità in più rispetto a almeno quelle temporali, rispetto alla transitabilità delle persone. Questo sicuramente sì, sicuramente altro vantaggio che verrà fuori da questa situazione è quella della capacità di organizzarsi in maniera diversa dalla consuetudine. Sì, certamente, forse ne guadagneremo anche in salute, magari viaggiando un po' di meno, a volte risparmiandoci una riunione che potrebbe benissimo essere risolta con una telefonata. E ne avremo tempo che sarà salute, ma sarà anche guadagno, insomma. Tante cose si potranno fare evitando incontri inutili, ma non credo assolutamente che le videoconferenze possano sostituire quelle che sono le relazioni interpersonali e umane, perché il business, a mio modesto parere, non è solo fatto di convenienze economiche, ma è fatto di fiducia, è fatto di rapporti, certo, è fatto di conoscenza, e questa senza un vissuto attraverso un contatto non è possibile fare. Questo è secondo me la parte più importante che dovremmo imparare da questo momento, e che di dare più importanza alle relazioni, non meno importanza. Okay, certamente la stretta di mano e il guardarsi negli occhi non può essere surrogato al telefono. Senti Giuseppe, no. Voi negli ultimi tempi siete stati molto vivaci, avete cambiato il vostro logo, avete movimentato il vostro corpo di vendita, rilanciando molto la vostra attività. Come sarebbe proseguito in tempi normali e come proseguirà alla ripresa il vostro lavoro? Questo dipenderà anche molto dai sostegni che il nostro governo ci offrirà, e il nostro compito
sarà sempre quello di rimanere attivi sicuramente nel nostro mercato, ma anche al di là delle nostre frontiere. Se posso cogliere solo una nota in questo, è che stranamente stiamo avendo delle forti relazioni col governo tedesco per impiantare sistemi di sanificazione negli ambienti diciamo a protezione Covid. Stranamente il nostro sistema di comunicazione interna italiana non dà molto spazio a questa innovazione. Beh, credo che adesso ci sarà l'obbligo oltre che il tempo per recuperare tutto questo, non credi? Assolutamente. Va bene, Giuseppe, io ti ringrazio, Giuseppe Ranieri, ti ringrazio per questa tua partecipazione sul Mercato Totale. Ovviamente auguriamo buona salute a te, alla tua famiglia e a tutto il Viva Group, e speriamo che il prossimo appuntamento, la prossima volta che ci vediamo, sia, come giustamente hai segnalato tu, di persona e non via Skype. Certamente è più gratificante. Io saluto te Giancarlo, grazie per l'intervista, ma voglio cogliere l'occasione per abbracciare tutte le persone del nostro settore che in questo momento stanno vivendo momenti difficili e credo continueranno a farlo, e voglio abbracciarli tutti, anche se non specialmente i nostri concorrenti, perché se non esiste il libero mercato non esisterà valore.